O hanno la strada aperta con un cancelletto. Allora Pasquale, qua tutti i giornali hanno titolato il doppiatore di Nicolas Cage. C'è un diciamo manco un nome tu. Sempre Nicolas, ma Nicolas Cage pure quando vanno a parte dicono Pasquale Anselmi. No, fammi che. Gli dicono sempre, ma sei tu quello che mette la faccia alla voce di Pasquale. Allora, Pasquale, tu, insomma, c'è mio figlio che esce pazzo per te. Sì. Civil Agent of Shield. Io quando vedo con mia moglie i film, ogni volta che vedo facciamo una gara, ti senta quando era parti tua. Ma chi su me, Pasquale, eccetera, eccetera, una cosa eccezionale. Però tu, malgrado abbia questa bravura, tu hai lavorato con Nanni Moretti, hai lavorato con Mazza Curati, hai fatto quella bellissima parte con Paolo Virzì, quando facevi il braccio destro dell'onorevole Amendola, in quel film bellissimo che Caterina va in città. Eppure tu non hai mai disdegnato di usare anche nei doppiaggi che sono andati a livello nazionale il dialetto calabrese. È vero questa cosa? Sì. Nei Simpson mi pare che ti ho sentito. Nei Simpson e poi in una. Veramente via la luce. T'hanno picciato. Ma tu hai messo una in sala, una cosa così. No, hai ragione. Ti ha picciato però. No, c'è stato anche una scena di un cartone che si chiama Uno zoo in fuga. Che il coccodrillo faceva. Esatto. Lì, in quel caso particolare, mi è stato chiesto di... Chiedo scusa. Ma a fase cosa? Sì, sì, a fase. Taglio qui. Taglia e chiama. Volevo solo dire che quella l'ho scritta io e non è in dialetto calabrese ma è in cosentino, insomma scusami se a differenza un po' di quello. Guarda, sta parlando un pochino come dice a sé, un saggio per chi mi signo pappa cagiato. Sarà che mi sono emozionato, figura da me chi mi frega, io sono più cosentino guarda. Allora, oggi tu mi fai l'onore di leggere un pezzo che ho scritto qualche tempo fa e che tra l'altro ti ho visto già recitare più di una volta. Perché ti è piaciuto per davvero? Mi è piaciuto tantissimo come tutte le cose che scrivi. Ogni tanto vado sulla tua bacheca e rubo le cose, poi ti mando un messaggio che la posso rubare e tu mi dici sempre sì. Mai soldi mi mandi. Esatto. Va bene? Allora facciamo questa bellissima lettura con la bellissima voce abbragata di Pasquale Anselmo. Giacomo mi ha scritto bello Ran. Di chi hai detto che sulle le cadute? A una certa età. Adiocci. E allora si chiama A Madonneggia d'Upilerio. Mo che la Madonneggia d'Upilerio è passata, ne potevamo alzare la posizione a ginocchioni. Come tutti gli anni, oggi in paradiso per i santi cosentini è giorno di consuntivi. Amo fatto sold out, dice la Madonneggia orgogliosissima. Come faccia una macusenza, tutti che mi portavano su per i spaggi, tutti che cantavano, chi ne mi pregava, ah, solo per me i cosentini fanno queste cose. Oh cazzo, solo per me a Cosenza si arrebbeggia, anzi se per questo per me erano tutti i banni della provincia. San Giuseppe, ma mo chi c'entra? Ah, tu è una fera, sbotta a San Francisco. Allora che devo dire io che sono amato anche oggi il canciduzzo quando si già aspetta su tipo parente. Sì, ma tu chi cingi? Cavo d'erbe familiare, tra a Madonna e San Giuseppe, interviene il crocifisso della riforma. Santa Teresa ride sarcastica. Perdonatemi l'ardire, ma su Sciuscia de Buo fanno una volta l'anno. Vieni sommi i cristiani che si fanno i vasca de mia si domeniche domeniche, in confronto di vostre precisioni su Purbareggia. Al che, in penombra, sigaretta la bucca e bavero le alzato all'Humphrey Bogart, Sant'Antonio l'orto gelato. Questa voce è giusta. Bellissimo. Ho godo un numero di fedele. Ma la fede è l'attaccamento vero. Tu puoi avere 100.000 cristiani in processione, 100.000 per gli organizzatori, 5.000 per quest'uno. Ma chi lo conta sui credenti? In giacchina fuggia, credenti veri, quando ce ne sono? Ma perché te la sta accendo zingarigno? Chiede San Nicola a San Domenico. Tant'anni a rigergere hanno contaminato. E quindi... No, prego.
tanto sono tutti suoi, caschi tutti. E quindi chi volissa di tu che ti fa un spirito, tu quanti fedeli tieni a dimanna a San Daniello? A me ne basta uno e fa piccendo, non per niente si chiama Centuzzo. Tutti i santi si guardano interdetti, a Madonna tu Carmine dice una cosa raricchia a San Catano, che fa sicura capo, se mi dà luce e dice, non è questione di numeri, ma di dimensioni. Oh, un po' lordo, le chiede questo re. No, 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 assoliate. È questione di volume. Vince a chi ne tiene i fedeli più grossi. Tutti si guardano e donano ragione alla madonneggia d'Upilene. Allora vinto tu. A vista rubisco per la cicapizzone che cazzo di pacatene. Ma chi si mangiano? Ma la vita notati come sono sproporzionati. Io a Gesù Cristo, grida a San Nicola, ma chi vuoi via, dice a Cristo Re. No, scusa, era un'esclamazione. Sì, sono proprio grossi, ma vuol dire che sono mangioni, a dimanna piccata la madonneggia. I santi si guardano già la faccia e poi guardano in terra. A rompere il gelo che è calato ci pensa San Catano, che dice, beh, voglio, si è fatto tardi, domani mi alza presto. San Domenico, aspetta che mi ne vengo con te. Tutti si salutano e si ne vanno a racchetichello. Nessuno fiata più. Rimane solo uno. San Giuseppe, ma tu non ti ne va? A dimanna curioso Cristo Re. San Giuseppe, si conza romandeggio, va tanto a ruba sto, o piglia a braccetto e le fa. Io me ne posso dire. Bello mio, si manco senza. E ca e ne ferà tutto l'anno. Pasquale Anselmo. Aspetta Pasquale, aspetta. Intanto ti regalo la, che mi sono dimenticato di darla a Gianluca, poi te la do dopo. Cosa? La calza. Ci sono i turdigi che tu porterai a Roma. Ma lo possiamo fare un esperimento per favore? Se chiudiamo un attimo gli occhi, la voce del capo di agent dello SHIELD che dice a un nostro amico di cortesia cacciasi circhi. Se qualcuno la può registrare, chiudiamo gli occhi e vediamo Nicola Schegge che dice sta cosa. Di cortesia cacciasi circhi. Grazie, grazie. Pasquale Anselmo.